9 anni dopo la tragedia della ThyssenKrupp, qual è il suo ricordo, quali sono i suoi pensieri? Mio fratello bruciato vivo in quella fabbrica. Questo pensiero proprio non si può cancellare. Che un ragazzo a 26 anni abbia fatto una atroce così, non si può cancellare. La giustizia ha fatto finalmente il suo decorso, anche perché noi abbiamo presenziato tutte le sentenze che ci sono state e tutti i gradi di giudizio. Diciamo che a parer mio avrebbero comunque dovuto confermare il dolo. Mi spiace, ma il dolo ci sarà sempre per questo caso e per altri casi. Solo che purtroppo gli avvocati sono riusciti a farglielo togliere. Questi miseri anni che gli hanno dato, gli hanno inflitto, se li devono scontare uno per uno. Però non è neanche giusto che i tedeschi siano ancora fuori dalla galera. Io sono Platì Rosina, mamma di Giuseppe De Masi. Il nostro pensiero è che siamo sempre qui in questo giorno che ci fa solo pensare al giorno che ci hanno telefonato, a come erano i nostri figli, e ci fa soffrire. La sofferenza è l'unica cosa che non passa mai. E comunque siamo qui per ricordare la tragedia e perché vogliamo che la gente si sensibilizza, specialmente insomma i datori di lavoro, perché queste tragedie non accadano più. Cosa chiedete alle istituzioni? Noi vogliamo che questa cosa venga alla fine, insomma, che i tedeschi vengano arrestati e che chi è già in galera deve finire gli anni che gli hanno dato, perché comunque sono stati ritenuti colpevoli, non solo una volta, dopo 2 appelli e 2 cassazioni, sempre colpevoli di omicidio, e devono finire la loro pena in carcere. Noi non vogliamo che abbiano delle agevolazioni, perché non è giusto che dopo 2 o 3 mesi già questi si trovano in una comunità. Chiediamo che finiscano la galera dove la devono finire, senza agevolazioni, perché non se la meritano. Cioè, loro un giorno usciranno, ma noi siamo stati condannati a vita, prima i nostri figli e poi noi. Pisano Isa, sono la mamma di Scola Roberto. Le sensazioni sono sempre uguali, non cambiano. Il dolore è sempre quello, non si attutisce per niente, anzi aumenta. E purtroppo non, ancora le condanne non sono state fatte per bene. Fino a quando non ci sarà giustizia vera, sarà sempre uguale. E i nostri italiani dicono che non sono in carcere, ma sono in una comunità, da quello che abbiamo saputo. Però non lo so se è vero. Scontare in una comunità e scontare in carcere è ben diverso. I nostri figli indietro non tornano e il dolore sempre va avanti lo stesso. Io vedo i miei nipoti crescere senza il loro padre e i bambini naturalmente avevano bisogno del papà. Non in una tomba, ma tra di loro. Farli crescere, perché lui quello voleva fare, crescere la sua famiglia e basta, e lavorare. E invece è andata a finire come è andata a finire, grazie a chi? A quelli che non li hanno protetti.